Scuole chiuse per altri 8 giorni, fino al 15 marzo compreso, in tutta Italia, per rendere meno pesante alle famiglie questo provvedimento e allo studio la possibilità di riconoscere ad uno dei due genitori il congedo parentale straordinario. Questa è una delle richieste avanzate anche nel documento redatto dai presidenti del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. 3 miliardi e 600 mila euro, la somma necessaria per i primi interventi sollecitati dalla Regione Veneto. Va assolutamente la mia totale solidarietà alla tragedia che stanno vivendo i cittadini di Vo, lasciatemelo dire, perché i cittadini di Vo sono quelli che stanno pagando un conto inimmaginabile. E spero che domenica, con la scadenza dell'ordinanza, si chiuda anche questa partita dal punto di vista sanitario. Sostanzialmente un'economia, ho detto al Presidente del Consiglio e ai ministri presenti, un'economia in crisi, in difficoltà, a 360 gradi, iniziare dalla prima industria che abbiamo in Veneto, che è rappresentata dal turismo, che fa 18 miliardi di fatturato, quindi più del 10% del PIL Veneto. Il Veneto ha circa 150 miliardi di fatturato. Ho detto al Presidente del Consiglio che non c'è solo il turismo, ovviamente, che paga il conto più salato, perché si ritrova, pensate, la sola Venezia ad avere la partita dell'acqua alta sommata a quello che è poi questa partita del coronavirus, e infine a tutto quello che rappresenta poi il periodo più, come si può dire, più fruttuoso dell'anno, che è quello delle prenotazioni, che è questo. Gli unici contatti che hanno i nostri operatori in questo periodo dell'anno sono i contatti con i tour operators, che disdettano quello che già avevano prenotato magari la volta di gennaio. Dall'altro, misure straordinarie le abbiamo chieste, vi dico solo che si possono considerare fondamentalmente su 3 fronti. Il danno diretto delle ordinanze. Poi lo vedrete declinato con tutta una serie di misure, e credetemi, sono 6 pagine di misure che noi chiediamo, e non è bizantinismo, cioè abbiamo cercato di essere concreti, solidali e reali nel presentare questo documento. Non c'è assolutamente alcun tipo di contrapposizione con il governo, ma è solo la volontà di portare l'esperienza di chi poi operativamente è nei territori, gestisce le leggi e ha rapporti quotidiani col mondo delle imprese e dei lavoratori. Allora, se c'è un primo asse, che è quello dei danni diretti da ordinanze, poi per primo l'abbiamo esposto, gli aiuti alle imprese. Gli aiuti alle imprese devono essere erogati a 360 gradi, che vanno dai finanziamenti agevolati al procrastinare dal pagare le rate con il fisco piuttosto che le rate dei mutui, a tutto il tema della fiscalità e a tutto quello che le imprese hanno bisogno. Insomma, cioè, le imprese hanno bisogno a 360 gradi addirittura di intervenire su diciamo, fondi di garanzia, fondi di rotazione e sistemi, insomma, per sostenerle. Qualche scossone ce l'abbiamo anche sul fronte dell'occupazione, per cui la cassa integrazione in deroga, senza se e senza ma, si vada da 5 lavoratori a 50 lavoratori, e che quindi si riesca a intervenire anche in maniera chirurgica nelle più piccole imprese, che oggi non hanno nessuna forma di ammortizzatore sociale, a tutto quello che è il tema di affiancamento del mondo del lavoro rispetto anche ai fondi sociali, ai fondi comunitari. E quindi abbiamo chiesto un'anticipazione fondamentalmente all'anno zero, come si dice in matematica finanziaria, del montante che dovrebbe essere distribuito negli anni successivi. Noi abbiamo bisogno di una campagna incisiva, bisogna che ci rivolgiamo agli opinion leader più autorevoli di quei paesi, finiamola con fare campagne canoniche che non servono a nulla, manifesti, spazi pubblicitari o altre menate del genere. Oggi il mondo va verso un modello di comunicazione, ha detto il Presidente, e ho detto testuali parole, che sono quelli degli influencer, che sono quelli degli opinion leader, che sono quelli di alcuni personaggi che a livello dei paesi dove loro operano e vivono sono in grado di dire che quest'anno trascorrerò le mie vacanze sul lago di Garda, quest'anno farò le mie vacanze sulle Dolomiti e così via. Significa già un'abilitazione, una riabilitazione della nostra offerta turistica. Zaia caldeggia anche una comunicazione univoca espressa dalla comunità scientifica per fornire la giusta informazione, un diritto dei cittadini.